Perso tutte davanti, hanno perso una persa. Allora, aspetta che segniamo lo come start. Hanno perso tutte davanti. Hanno perso tutto, ha perso Verona, Frosinone, hanno perso tutto davanti. E non ha vinto 2-1. Chi? Carpi? Magari. Ah, ha perso 2-1. No, ha fatto 1-1. Partita che guardato, preso. Allora, 15, Federico Rodriguez, Matisievic, 10. No, andiamo? Do io il via o dai tu? Bentornati amici sportivi per la pallamano su TRC Sport. La Terraquilia Handball Carpi affronta Cingoli, una partita apparentemente abbordabile sulla carta data la classifica dei marchigiani. In realtà ciò che non dice la classifica è che la Terraquilia arriva abbastanza rimaneggiata a questa sfida, con tra l'altro la difficoltà di affrontare una squadra che nelle ultime due partite ha dato molto filo da torcere rispettivamente al Bologna e a Romagna, che sono riuscite a piegare la squadra di Nando Nocelli solamente di una lunghezza al photo finish. Prova subito la Terraquilia Handball Carpi, c'è la parata di Danti su Tomislav Bosniak. Buonasera da Enrico Bonzanini, qui di fianco a me il presidente Enrico Lucchi. Buonasera a tutti, buon divertimento a tutti gli sportivi della pallamano, amici e sportivi della pallamano. Allora, mentre ricostruiamo lo starting seven di entrambe le squadre, presidente, insomma un girone d'andata che si è concluso molto bene, in vetta alla classifica, probabilmente al di sopra delle aspettative di un mercato che in estate ha sostanzialmente scombussolato nuovamente le carte. Contro ogni pronostico, insomma, il Romagna ha frenato sia qui al Vallauri che anche a Tavarnelle, perdendo leggermente contatto con la Terraquilia, che è stata invece brava a limitare i danni nella prima di ritorno a Città Sant'Angelo. Sì, effettivamente l'inizio dell'anno è stato difficoltoso dal punto di vista del roster, in quanto abbiamo dovuto rincorrere e cercare giocatori durante la campagna acquisti, e quindi ci siamo presentati un po' incompleti e un poco organizzati nella prima giornata di andata contro il Città Sant'Angelo, che ha vinto ed è l'unica sconfitta che ci contraddistingue in questo cammino di campionato. Città Sant'Angelo, che siamo riusciti a battere sabato scorso ai tiri di rigore, dove abbiamo preso per i capelli una partita che si era messa veramente male, con un tiro di Giannetta all'ultimo secondo proprio a fil di sirena. Poi ci ha pensato Jan a parare il rigore e abbiamo vinto la partita. Insomma, un Iurina sugli scudi, intanto cartellino giallo subito all'inizio partita per il numero 15 Federico Rodriguez del Cingoli, un Cingoli che ha varie bocche da fuoco. L'ex di turno Lorenzo Nocelli non è in campo poiché è affetto da uno strappo che lo sta limitando, manca anche Beltrami, sbaglia anche Pikalek, tanti errori in questo inizio di partita, non c'è neanche Beltrami ne avrà per un mese, c'è mala gola in campo, urgerà probabilmente, presidente, qualcosina dal mercato dovrà arrivare perché l'organico è molto corto. Sì, l'organico è molto corto, adesso già era corto prima, con molti giovani ci mancherebbe del nostro vivaio in panchina, però sicuramente adesso con due assenze, con due pedine in più, in meno, sicuramente il roster ne risente. C'è Cingoli che prova a manovrare in avanti con il capitano Camperio, che fa girare il pallone molto velocemente, buona la finta da parte di Matteo Nucelli, ma c'è l'invasione probabilmente o il passi, adesso non abbiamo capito bene la segnalazione. Iurina è illuminante per Pivetta, che va a mettere dentro la prima gol, la prima rete, il primo gol di giornata. È Pivetta a sbloccare il risultato dopo 3 minuti di gioco. Carpi in vantaggio su Cingoli per 1-0. Bravo, molto bravo Giannetta a sporcare questo passaggio che non riesce a pervenire a Strappini, il pivot di turno in casa Cingoli. Manovra il pallone Camperio, ancora Nucelli, molto duttili sull'arco i giocatori del Cingoli che si scambiano vicendevolmente. Alla Analla, anche il giocatore spagnolo, proprio Analla, José Rodríguez Analla, prova gran pallone in mezzo all'area, giocata sontuosa questa, e rete di Strappini che riesce a divincolarsi in mezzo all'area. Una gran bella azione questa da parte di Cingoli, che va immediatamente a pareggiare nell'azione susseguente al gol di Pivetta. Pivetta che qui ci riprova a trovare la via del gol, murato dalla difesa di Cingoli, che prova addirittura a partire in contropiede. Rodriguez che si fa murare da Iurina, dice di no al portiere. È sicuramente Iurina oggi capitano di giornata, la nota più lieta di questo inizio di stagione, sì, presidente. Sì, sì, la nota più lieta di questo inizio di stagione. Ha avuto sicuramente un rendimento in tutte le partite, quindi è un nostro punto di forza. Adesso ci aspettiamo molto oggi
naturalmente da Tomislav, che è il capocannoniere del campionato, e sicuramente anche da Giulio. E quindi, però l'inizio di partita è molto difficile, abbiamo avuto ancora Jurina. La parata è clamorosa da Jurina, perché era un 1 contro 0 da parte di José Nicolas Anala, parato con lo stinco da Jan Jurina, propende per il doppio pivot Sasha Ilic, che decide, rischiando di giocare ancora senza portiere. Andiamo con gli starting seven. Gioca con Danti fra i pali, Cingoli a supporto di Rodriguez, ci sono Matisiewicz e Strappini come pivot, Camperio, c'è lo sfondamento di Pikalek che ha iniziato sicuramente male la partita, prova Nuccelli a far ripartire velocemente l'azione. Carpi invece in campo con Jurina, Venturi, Giannetta, Bosniak, Malagola, Monferdini e Pikalek, che certamente sta sbagliando moltissimo in questo inizio di gara, ma le scelte per Ilic sono tremendamente risicate, visto che nelle rotazioni normali c'è Nocelli in cabina di regia, e Nocelli probabilmente ne avrà per un mesetto per lo strappo. Gran gol, piazzata sul secondo palo, il pallone da Thomas Camperio, il capitano di giornata. Questa è una squadra particolarmente ostica, che ha fatto soffrire non poco Bologna e Romagna, che sono due delle quattro formazioni più competitive del girone. Sì, ma anche noi nella gara d'andata abbiamo dovuto sicuramente disputare una delle migliori partite, perché venivamo dalla sconfitta interna col Città Sant'Angelo, quindi è una partita delicata. Però sicuramente ecco, c'è il pareggio di Malagola. Una gran bella azione, perché a Malagola il pallone era sfuggito, è stato rapido a recuperarlo in volo Francesco Malagola, che sostituisce Capitan Beltrami, e a scaraventare il pallone alle spalle di Danti. Qui ha provato con un'azione abbastanza estemporanea, a dire la verità, Thomas Camperio, il capitano. È una partita comunque piacevole, 2-2 dopo 6 minuti, tanti errori ma anche tanta velocità di gioco per due squadre che verosimilmente dovranno anche calare il ritmo di gioco, visto che soprattutto Carpi ha la panchina molto corta. Sì, sicuramente adesso siamo ai primi minuti, vediamo il proseguo del primo tempo. Ora Cingoli viene cinturato da Monferdini, Nuccelli che riesce comunque a tornare in possesso della palla grazie alla chiamata arbitrale. Matisiewicz, uno dei giocatori più prolifici, Matisiewicz, grandissima giocata di Luca Matisiewicz, che spiazza Jurina, che si era tuffato sulla propria destra lasciando scoperto il primo palo. Nuovo vantaggio del Cingoli, che rimette il naso avanti. In campo ancora il doppio pivot per cercare la superiorità. Ilic vuole una circolazione di palla più rapida, che sappia sfruttare anche gli spazi che vanno a creare. I due pivot posti al limite chiaramente dell'arco. Pikalek prova a puntare nell'uno contro uno, la palla per Venturi, ottima scalata di Carpi, che va a cercare Giannetta, che va a mettere il pallone non senza qualche brivido alle spalle di Danti. Primo gol di Giannetta che, come ricordava il presidente Enrico Lucchi, è stato decisivo nella sfida contro Città Sant'Angelo, recuperando allo scadere una partita che pareva persa e che per tanto tempo, per svariati minuti, è stata vissuta in svantaggio. Tre pari, nuova parità al Vallauri quando mancano 22 minuti al termine della prima frazione di gioco. È corrucciato coach Sasha Ilic ai limiti della propria area tecnica, braccia conserte, probabilmente sa che questa sarà una partita di grande sofferenza anche in virtù delle rotazioni nuovamente rese corte dagli infortuni. Gran murata qui di Venturi, che ripropone la giocata che ha reso possibile il contropiede di Giannetta, poi probabilmente un colpo alla caviglia per Giulio Venturi, altro bel giocatore che è arrivato in estate, giocatore che sta diventando fondamentale. Sì, sta diventando fondamentale. Giulio ha dovuto avere un attimo di ambientamento con il roster, con Tom e con Pikalek sicuramente, poi terzino della nazionale, quindi noi contiamo molto su di lui. Adesso vediamo lo sviluppo dell'azione. Pikalek, c'è uno sfondo e quindi c'è lo sfondamento di Monferdini, prova il contropiede Cingoli, lo rifiuta il capitano Camperio, che preferisce invece giocare corto per Nuccelli. Scambiano i due, fastidiosissimo Matisiewicz, giocatore che peraltro gioca nella difesa 5+1 di Cingoli, gioca a praticamente francobollato a Tomislav Bosnia, che non è ancora riuscito ad innescare proprio il braccio destro, un braccio che ha scoccato ben 72 reti alle spalle dei portieri avversari, un giocatore che per Carpi è fondamentale dal punto di vista realizzativo. Proprio Bosnia che deve fronteggiare l'assalto di Rodriguez, la murata da parte ancora una volta di Malagola, che comunque si sta disimpegnando abbastanza bene in questa partita. C'è l'angolo per il Cingoli, già battuto con Rodriguez, che rimette il pallone dalle parti del capitano Camperio. Camperio vuole propiziarne l'attacco, ancora Rodriguez è costretto a far circolare il pallone Nuccelli, la palla dentro, molto bravo Malagola che arriva su questo pallone. C'è la chiamata
di 9 metri, ma c'è anche il passivo per Cingoli che dovrà andare alla conclusione rapida. Prova ad allargare la palla per Camperio, non riescono a controllare la sfera. Eccolo, la conclusione di Camperio sopra la traversa, non c'è tocco. E dunque si ripartirà dalle parti di Gianni Jurina con Cingoli che poco sportivamente non restituisce il pallone, preferendo rientrare in blocco, ricostituendo la muraglia di difesa a 5 che deve fronteggiare chiaramente due pivot, più il giocatore in uscita che è Matisiewicz che va a francobollarsi a Bosniak. Venturi, tre pari dopo 10 minuti di gioco. Terrà qui Gian Bulcarpi che oggi va a caccia di altri tre punti per cementare il proprio primato. Monferdini, gran giocata qui di Monferdini che va a servire Malagola. Ottimo servizio da parte dell'ex Modena per Malagola che diventa top scorer della gara con due reti. Molto molto bene l'intesa fra i due pivot. Sì, sì, buona l'intesa, sono due giovani che, su cui contiamo. Eugenio è arrivato da circa un mesetto qui con noi, è un giovane e contiamo molto sulla sua voglia di giocare. Ancora Cingoli che perde questo pallone, deve uscire addirittura Danti per bloccare il tentativo di contropiede, la bozza di contropiede di Venturi. Taraquiglia Carpi in vantaggio per la seconda volta in questa partita. Passivo per Cingoli, sintomo che la difesa di Carpi regge. Gran parata Jurina col piede, ha preso anche questa alla base del palo. Conclusione molto ben scoccata dal numero 10 in maglia cingolana. Prova ancora il capitano Camperio, arriva sul pallone il numero 19, il pivot Strappini, Diego Strappini. C'è il cartellino giallo per Venturi, non piace al pubblico di fede cingolana questo provvedimento. 9 metri ancora, non c'è più il passivo chiaramente per l'intervento falloso, dunque può impostare l'azione Cingoli. Molto bravo qui ad entrare lo spagnolo che poi va a riconquistare palla su Bosniak. Si era addormentato Tomislav Bosniak. Insomma, una Terraquiglia a due facce, bene in attacco, in difesa qualcosa sta concedendo. Sì, concedendo anche se ultimamente, eccomi, è l'ultimo gol, Cingoli l'ha fatto 3-4 minuti fa, quindi diciamo che ci stiamo un po' assestando. Anche loro, il loro gioco d'attacco è un po' rallentato, non è più veloce come all'inizio. Vediamo se riusciamo a fare questa realizzazione, portare Giannetta. Tiro di rigore. Sì, c'è il rigore perché su Giannetta è intervenuto in maniera abbastanza dura il numero 10, José Nicola Sallana. Un rigore che Carpi è pronta a cercare di trasformare con Bosniak contro Danti. Bosniak con la finta, Danti rimane in piedi, Bosniak prende il palo e poi in qualche modo perde il pallone Cingoli, perché nel tentativo di tenerla in campo Federico Rodriguez regala la rimessa a Carpi. Bosniak con Matisiewicz francobollato. Per Bosnia che è una partita difficilissima, Matisiewicz lo segue in ogni zona del campo. Sì, sì, e viene seguito adesso sicuramente Sasa. Ecco, Giannetta. Giocata di Giannetta che va a mettere il pallone sotto l'incrocio dei pali. È la seconda rete per Giannetta che va ad appaiare Malagola. 17 minuti al termine del primo tempo, Carpi tocca il massimo vantaggio sul P2. È una partita difficile, ma lo si sapeva, panchine corte probabilmente da entrambi i lati, ma la sensazione è che Carpi in attacco si stia facendo giustamente valere le proprie peculiarità. Sicuramente adesso avete anche la difesa, la difesa si è un po' assestata sui movimenti del Cingoli, in attacco sicuramente ci manca la Bosniak, comunque adesso sicuramente troverà il modo di realizzare. Mi sa che ce l'ha chiamato i due minuti, anzi no, giallo per Pivetta. C'è il giallo per Pivetta, il terzo giallo per Carpi, Malagola, Venturi e Pivetta. Insomma, Carpi sta interpretando la gara in maniera molto maschia, sta cercando di far capire che la partita sarà comunque su un tono muscolare. Generalmente è il Cingoli che l'ha imposta in questa maniera, invece qua sta facendo un ottimo lavoro Carpi. C'è il fallo fischiato a Cingoli in uscita, ancora Carpi che prova in contropiede con Pikalek, anche lui deve entrare in partita, è stato decisivo nella partita contro Romagna nel recupero, adesso è partito un po' in sordina. Giannetta qui velocizza troppo il tiro, la parata di Danti, ride nervoso Sasha Ilic. Nucelli prova l'uno contro uno, prova ad entrare uno contro tutti, c'è il 9 metri, non arriva fortunatamente la chiamata, probabilmente il braccio era abbastanza alto da parte di Malagola. Ancora un giallo, questa volta per Nucelli, probabilmente per proteste in questo frangente. Ha ammonito il numero 7 in maglia giallo fluorescente. Ancora Camperio,
per Nucelli, l'uno contro uno, prova ad andare via piccolo e ci riesce, ma la gola mura, ma il pallone torna fra le braccia di Camperio che segna il meno uno. Sfortunata Carpi in questo caso, con una difesa che era anche iniziata in maniera concreta. C'è il 2 minuti invece per Matisievic, in ingenuità abbastanza ampia questa di un giocatore che stava facendo un contenimento difensivo importante. Adesso, presidente, insomma, sarà importante sfruttare questa superiorità per piazzare il break. Sì, sicuramente le superiorità numeriche nella pallamano bisogna sfruttarle. Adesso sicuramente i ragazzi sapranno sfruttare, mi auguro al meglio, questa superiorità già nel primo attacco. Pikalek per Bosniak, c'è spazio, prova a servire Venturi. Venturi va dentro all'area, dritto come un treno. Batte Danti per il nuovo più due, molto molto bravo qui Giulio Venturi, primo gol in questa partita per un giocatore che era stato definito forse troppo prematuramente fondamentale soltanto in difesa, mentre questo è un giocatore che ha braccio, ha penetrazione, un giocatore che a Cassano ha pagato anche troppi infortuni. Sì, effettivamente l'anno scorso è stato quasi tutta la stagione fermo, è tornato in campo verso la fine della stagione. Sicuramente la sua elevazione col suo braccio alto è difficile da marcare, eccomi, soprattutto quando è lanciato. Ancora Carpi in difesa, 4 per chi attacca Cingoli, 6 per chi difende, Terraquiglia Carpi. Ancora una volta Rodriguez che manovra il pallone, Camperio. Questi giocatori fanno comunque della duttilità la loro forza, giocatori che partono centrali o terzini, poi si trovano anche sulle ali. Cingoli sta comunque giocando abbastanza bene nonostante l'inferiorità. Camperio prova a servire Allana prova a liberarsi per il tiro. Non una brutta conclusione, che però manca la porta, manca la sostanza in un tiro stilisticamente anche accettabile. Bosniak è già dall'altra parte, sceglie di giocare ancora col doppio pivot, anzi no, ci ripensa comunque Ilic, potendo vantare già comunque la superiorità numerica data dall'esclusione di Matisievic. Bosniak preferisce giocare su Malagola, cinico Bosniak che rifiuta il tiro a beneficio di un Malagola meglio piazzato. Terzo gol per Malagola che torna top scorer, per meglio dire, della gara. Abbiamo raggiunto i 2 quarti di gara, abbiamo varcato il primo quarto di gara con la Terraquiglia Endolcarpi che tocca il massimo vantaggio sfruttando al meglio la superiorità numerica. 7 per chi difende, 4 per chi attacca. Ancora Allana prova e qui la difesa invece si apre colpevolmente, è scalata malissimo la difesa di Carpi. Ha segnato Nucelli, prima rete in questa partita per Matteo Nucelli. Carpi con l'uomo in più, grande giocata di Pikalek, mentre rientra Matisievic torna al gol anche Pikalek. Adesso si sono aperte notevolmente le maglie di Cingoli, un Cingoli che ha perso un pochettino anche la propria solidità in virtù di questo 2 minuti chiamato contro Matisievic, che è rientrato in campo. Fa il suo ingresso in campo anche Vincenzo Russo, terzino, e va a posizionarsi in una posizione particolarmente fastidiosa ridosso di Giannetta. C'è il doppio palleggio da parte di Cingoli, contropiede di Carpi, seconda fase meravigliosa da parte della Terraquiglia che va a colpire nuovamente con Pivetta, altro giocatore arrivato in questa stagione, altra bella sorpresa, altro giocatore che comunque qualche acciacco lo paga. Sì, qualche acciacco lo paga, però sì, siamo contentissimi di Riccardo, veramente un'ala forte, difesa, contropiede, e siamo contentissimi. Contenti in attacco ma contenti anche in difesa, dicevi bene tu, presidente, perché questo è un giocatore che comunque fa della propria capacità di andare a cacciare il playmaker una delle peculiarità migliori. È sicuramente il giocatore numero uno per quanto riguarda la difesa di Carpi, per il numero di palloni recuperati. Ancora una volta Matisievic, gran bel giocatore questo, un giovane prospetto che chiaramente si sta facendo notare nel vivaio florido cingolano. 6 per chi difende Cingoli, 9 per chi attacca la Terraquiglia Endolcarpi, parità numerica ristabilita, e in campo c'è Iotti, altro giovanissimo. Adesso noi abbiamo preso un po' in mano le redini del gioco, anche se il punteggio è ancora Malagola. Ora Malagola che si sta facendo apprezzare per un certo cinismo, in questo caso è Pikalek che finta il tiro lo va a scaricare. Gran bel avvio di partita per Malagola che ha messo a segno 4 reti sulle 10 segnate da Carpi, un bilancio pari al 40% delle reti segnate, di tutto rispetto per uno di quei pivot che chiaramente
ha vissuto un minutaggio ridotto, visto anche l'ottimo avvio di stagione di Beltrami. Gerarchie che chiaramente alle quali Ilic non vuole mancare. 6 per chi attacca, 10 per chi difende. Scatta il passivo per Cingoli, con Russo che scala il pallone per Nucelli. Nucelli prova ad infilarsi, buona la scalata qui di Cingoli, ma Iurina va a chiudere il pallone con Camperio che gli sbatte addosso. Sempre solamente Iurina nei momenti di difficoltà, quando c'è da creare i break, è lui a suonare la carica con una grandissima parata, una parata distinto, una parata che i grandi portieri sono chiaramente abituati a fare. Un campionato questo che vive con 2, 3, forse 4 grandi portieri. Iurina è certamente uno di quelli. Nucelli prova la conclusione, una finta, la palla per Rodriguez che fa scalare su Russo. Russo non sa che fare col pallone, scala su Rodriguez. Nucelli ancora per Matisievic che non può attaccare, si porta il pallone praticamente fuori. Molto bravo Iotti che entra in partita con una difesa arcigna. C'è il passivo per Cingoli, Nucelli lascia partire la bordata. Iurina controlla il pallone che finisce fuori dallo specchio. Difensivamente si può dire poco in questa fase a Carpi. Sì, sì, dopo un inizio un po'... I ragazzi hanno preso le misure sui movimenti degli ospiti. Abbiamo un'altra occasione in attacco di poter aumentare il vantaggio. Giannetta attende l'arrivo anche di Monferdini. Venturi apre per Pikalek, carica il tiro, poi serve Iotti, ancora Pikalek, c'è il passivo, fischiata Carpi. C'è il tocco anche con i piedi per il capitano Camperio. Viene richiamato Iotti con una certa veemenza. Rientra in campo Iurina, palla per Bosniak, la parata di Danti. Non si apre il contropiede per Cingoli perché Carpi è già nella propria metà campo. Russo apre invece per Rodriguez. Rodriguez spara alto. Questo è un errore abbastanza inusuale in Serie A. Tanti errori per Cingoli. Carpi ne beneficia in maniera cinica. Sì, hanno perso un po' di lucidità. Evidentemente nel tentativo di recuperare del punteggio fanno della velocità la loro arma, però questo comporta delle volte la velocità anche degli errori. Una bella scoperta sicuramente Pivetta, che era chiamato a sostituire certamente Vito Vaccaro. Carica il pallone Pikalek, le proteste da parte di Cingoli per questo fischio postumo al tiro, extra possesso per Carpi. Dicevamo, certamente era chiamato a sostituire un Vaccaro che ancora deve scontare qualche mese di squalifica, ma soprattutto Veselin Ristov, giocatore che aveva fatto non bene, benissimo nella passata stagione. Arriva il gol di Venturi, seconda rete anche per Giulio Venturi, stoccata delle sue sul primo palo sotto l'incrocio, non parabile per Danti, una difesa abbastanza ballerina, si è disunita Cingoli. 5 gol di vantaggio, 6 per chi attacca in questo momento Cingoli, 11 per chi difende. 9 minuti al termine della gara, un punteggio che sta andando verso una distanza di sicurezza con una squadra, quella cingolana, che comunque è da temere specialmente nella seconda frazione. Fa della fisicità e dell'atletismo la propria arma più importante Cingoli. Attenzione al tiro di Russo, para Iurina, doppio intervento da parte di Jan che non libera l'angolo. È un piacere per gli occhi. Sì, sì, è una sicurezza e... Ecco, ancora abbiamo la possibilità ancora di aumentare. Sicuramente hanno perso un po' di lucidità, come dicevo prima, e cercano la velocità e sorprendere con tiri anche da fuori, doppio appoggio, però c'è sempre un Jan Iurina sul pezzo e quindi siamo tranquilli. Eh beh, certamente Iurina è una sicurezza, lo era nella passata stagione, lo è diventato ancora di più visto che Rossi è finito alla Romagna. Viene fischiata ancora al 9 metri, la sensazione era che stavolta il numero 19 Diego Strapini fosse andato sul pallone, ma al mestiere di Malagola, che probabilmente ha come maestro anche da clip su clip Andrea Bašić, ha fatto sì che finisse per terra. Tanto tira sopra la traversa Venturi per un extra possesso non sfruttato da Carpi. 11 per chi difende la terraquiglia Carpi, che adesso scala molto male con Matisievic che va a procurarsi un rigore per il fallo di Monferdini. E il 2 minuti va probabilmente alla panchina di Cingoli per le reiterate proteste. Vediamo cosa decide. 2 minuti alla panchina di Cingoli, si va a sedere Camperio. Il rigore lo batterà Matisievic, che è specialista. Cingoli dovrà giocare un altro 120 secondi in inferiorità numerica per le intemperanze della propria panchina. Abbastanza sterili le polemiche, visto che comunque il fischio era già arrivato. Matisievic contro Iurina, che è specialista della categoria. Ha parato un rigore decisivo a Città Sant'Angelo, che ha consentito a Carpi di portare a casa 2 punti. Matisievic si sistema
sulla linea dei 7, fissa Jurina che cerca di ipnotizzarlo. Non ci casca Jurina, al palo di Matisiewicz. Quando non pare ipnotizza. Pare ipnotizza, sì sì. Adesso dobbiamo ulteriormente sfruttare il vantaggio numerico, così per andare al riposo con un consistente vantaggio. Fa abbastanza notizia che di 11 reti nessuna porti la firma di Tomislav Bosniak, ma è un buon segnale, vuol dire che Carpi ha bocche da fuoco anche quando il proprio giocatore più rappresentativo viene comunque se non altro marcato alla stragrande da Cingoli, con Matisiewicz che va ancora addosso. Giannetta, grande giocata di Giannetta per Pivetta che manca la porta. Questa era una giocata che vedevamo molto spesso fra Sperti e Vaccaro. Rodriguez prova il contropiede, molto bene la difesa di Carpi a piazzarsi. Nucelli per Matisiewicz, para Jurina, prende anche questa Jan. Grandissima parata Jurina, chiuso la porta. Sì, sì, ormai non ci sono più aggettivi, oggi non ci sono più aggettivi come nelle altre partite. Quindi abbiamo eretto un muro, adesso anche noi dobbiamo però ragionare, non andare al tiro subito velocemente, dobbiamo ragionare. Ha salvato anche Carpi da una brutta umiliazione, perché prendere gol in contropiede in seconda fase con la superiorità numerica non è certamente sintomo di attenzione difensiva. Pikalekha in regia. Bosniak provano a smarcarlo adesso. Bosniak, palla sotto l'incrocio. Lasciarlo libero è praticamente una sentenza. Primo gol in questa partita per Tomislav Bosniak. Un Bosniak che va alla media di 7,9 gol a partita. Sì, è questo l'ha voluto il mister. Già forse doveva arrivare l'anno scorso, poi c'erano stati dei problemi di tesseramento con la squadra croata che faceva parte, quindi è arrivato quest'anno, è un punto di forza sicuramente della squadra. Più 6, 12-9, Cingoli fa una fatica clamorosa a trovare lo spazio per il tiro, c'è ancora una volta a 9 metri fischiato a Strappini che si sta comunque facendo notare. Strappini riceve da Nucelli in posizione comunque poco agevole. Mangoni, la palla per il capitano Camperio. Camperio fa girare il pallone dalle parti di Russo. Jan para anche questa Jurina. Bosniak cerca il contropiede rapido Carpiman. Cingoli è già piazzata. Bosniak molto bene in uscita. Strappini, grande giocata di Giannetta che apre per Venturi. Palla sopra la testa del portiere Danti. Massimo vantaggio. È tutto tremendamente facile quando Carpi riesce a giocare in seconda fase. È la caratteristica principale di Sasha Ilić. Sì, sì, giocare in attacco sicuramente. Sasha ha dato delle buone impostazioni ai ragazzi. Questa qui è stata veramente un'azione preparata, studiata e sicuramente ben conclusa da Giulio. C'è il gol di Cingoli con Strappini, che è certamente uno dei giocatori più interessanti di questa rappresentativa. Giocatore che ha già messo a segno 2 reti, 7 per chi difende Cingoli, 13 per chi attacca. Prova a doppiare nuovamente Cingoli Carpi, ma la parata di Danti su Pivetta. Pivetta va a protestare con il primo arbitro. Danti, guardate Pivetta che va in pressing anche su Nucelli, giocatore di una generosità unica nel suo genere, e quando rientrerà Vaccaro formerà un pacchetto di ali difensivamente parlando, secondo a niente. Sicuramente con il rientro di Vaccaro, purtroppo Vito rientrerà solo ad aprile, c'è l'opportunità per Vito di giocare la Coppa Italia, perché saremo già nella fase dei playoff e poi anche la Coppa Italia, che normalmente viene disputata tra gennaio e febbraio, o viene disputata quest'anno ad aprile, quindi avrebbe anche quell'opportunità lì. La Coppa Italia che verrà disputata a fondi e si cercherà chiaramente per Carpi di arrivarvici come testa di serie. Sicuramente, sicuramente, anche se però poi anche le seconde che possono arrivare dall'altra parte, tipo Conversano, Siracusa, oppure Bolzano, Trieste, sono sempre squadre di livello. Assolutamente sì, chiaro che comunque arrivare primi nel girone di Serie B semplifica anche il passaggio probabilmente a quella che è la pool playoff, una pool playoff che dà la possibilità di avere l'accesso diretto alle fasi finali scudetto dirette, che mancano a Carpi ormai da 3 anni. Un lungo digiuno, Jan Jurina a 2 mani su Russo che probabilmente guarda la panchina incredulo, ma Jurina oggi è questo qui, è un portiere che comunque para con quasi 50%, almeno oggi. Sì, sì, 50%, forse anche di più, perché manca subito soltanto 7 gol, di cui 3 subito all'inizio, quindi un rigore sbagliato dagli avversari, quindi direi che siamo blindati proprio oggi, veramente blindati.
Pikalek per Giannetta, ispiratissimo Giannetta, va a servire Venturi, brutto pallone questo scaricato a Bosniak che in precario equilibrio fa il massimo con il minimo sforzo, va a guadagnarsi un 9 metri che consegna un extra possesso a Carpi, gran giocata qui di Bosniak, diventa aggressiva la difesa di Cingoli con il neo entrato, il numero 18 Mangoni che esce molto forte, finta di Bosniak che scarica su Giulio Venturi, ancora 9 metri, adesso l'intensità difensiva è altissima. Si alza l'abbraccio del Prassivo, gran parata di Danti che dice di no a Bosnia, poi si tenta il contropiede, la palla sfugge a Rodriguez in un primo momento, palo di Rodriguez. Cingoli oggi al di là della sfortuna molto molto impreciso. Sì, come dicevo prima, la velocità, il contropiede, hanno avuto 3 o 4 contropiedi, li hanno falliti tutti e 3 o 4 e quindi adesso c'è un time out di Sasa. Time out di Ilicic, ne approfitto anche per stuzzicarti sul discorso Romagna, un Romagna che certamente è dietro per un qualche passo falso, certamente quello del Vallauri, quello un po' più clamoroso è quello di Tavarnelle, insomma, dove contro la neopromossa la corazzata di coach Tassinari rinforzata ulteriormente con ben 3 acquisti da Carpi, Ceso, Nardo e Rossi, ha pagato ulteriormente, insomma, lo scotto della coppa che ha prosciugato probabilmente molte energie non solo fisiche ma anche nervose, una coppa che se non altro consegna un Romagna a distanza di sicurezza per quanto riguarda Carpi, ma la sensazione è che la sfida del Cavina possa comunque essere quella decisiva. Sì, sicuramente, però anche noi dobbiamo andare a giocare a Tavernelle sabato sera, quindi anche se noi dovessimo uscire vincitori da questa partita sicuramente andiamo in vantaggio di 2 punti per le vacanze natalizie in attesa di ricaricare le batterie. Sono tutte partite difficili perché tutti vogliono impegnarsi al massimo contro di noi, anche il Cingoli sebbene in questa prima fase sta subendo un po' il nostro gioco, sicuramente il secondo tempo venderà cara la pelle. Certamente Carpi a Cingoli ha fatto un bruttissimo scherzo perché gli ha portato via il giocatore più rappresentativo, un classe 99, di una classe cristallina ma soprattutto di una fisicità imponente, giocatore che si candida in maniera autorevole a diventare membro della nazionale. Sì, già fa parte della nazionale Under 20 e ha partecipato in Bielorussia a delle qualificazioni perdendo soltanto in finale con Israele, adesso c'è un altro... Quindi sì, no, purtroppo questo infortunio muscolare, contiamo di riaverlo per la ripresa del campionato. Carpi col passivo, Bosniak scarica per Venturi, non c'è spazio, Venturi vuole crearselo, troppo lunga l'azione, si avvera il passivo, contropiede di Cingoli con Rodriguez che stavolta mette a sedere con una doppia finta Iurina e mette a segno il suo primo gol dopo una partita vissuta con grande imprecisione. 6 rimangono le reti di vantaggio a 90 secondi o poco più dal termine della prima frazione di gioco. Carpi deve cominciare a centellinare le forze perché quelli sono i giocatori. Sì, come vedete ci sono stati pochi cambi, soltanto un attimo Iotti è entrato a subentrare a Pivetta che evidentemente aveva ricevuto un colpo. Adesso vediamo se Tom... Adesso Giulio. Venturi per Pikalek che spara addosso a Danti. Poi il pallone arriva al portiere Cingolano. Non nitidissima la chiamata arbitrale. C'era probabilmente anche un'invasione. Prova Russo a divincolarsi. C'è il 9 metri. È stato probabilmente ingenuo Giannetta a non tuffarsi. Potevano starci anche gli estremi per lo sfondamento. La palla dentro per Strappini. C'è il 9 metri, c'è il 7 metri anzi per la difesa imprecisa di Venturi e Giannetta che hanno lasciato probabilmente 20 centimetri, si è inserito Strappini che è andato a procurarsi un 9 metri che dà la possibilità a Cingoli di rientrare sino alle 5 lunghezze, proprio Rodriguez contro Iurina, Matisievic è stato ipnotizzato dall'estremo difensore campione d'Italia sia con Conversano che con Bolzano, traversa anche di Rodriguez, Iurina fa una paura tremenda. Evidentemente copre così la porta che gli avversari non sanno dove metterla. Ha la possibilità di tornare sul più 7 Carpi, 14 infatti Terraquiglia palla in mano, 8 Cingoli, 20 secondi, si potrà andare certamente fino alla sirena del fine del primo tempo. Giannetta, Venturi per Pikalek, alza in volo, traversa clamorosa di Pikalek, poi Pivetta rientra in possesso di palla, scaraventa la sfera addosso al portiere, Pivetta una furia addosso al... capitano Camperio, nervoso Pivetta, prova a scoccare il tiro anche Monferdini, para Danti, finisce così il primo tempo, 6 lunghezze ma ci sarà il tiro franco? Anzi no, c'è il 2 minuti in direzione di?
di Pivetta per proteste. Due minuti per Pivetta, dunque Carpi rientrerà in campo con l'uomo in meno. Tiro franco, se ne incaricherà Lucas Pikalek con il muro di mani di Cingoli. Una soluzione difficilissima anche per quanto riguarda il trovare la porta. Ci proverà Pikalek, vediamo se sceglie di tirare. Sì, prova a scavalcare la barriera, non scende il pallone. Finisce qui il primo tempo, 14 tranquillando il Carpi, 8 Cingoli, divario comunque di sicurezza. Ci risentiamo nella ripresa per il secondo tempo di questa terza, di questa seconda giornata di ritorno nel girone B del campionato, nel massimo campionato pallamanistico italiano. Il girone B è un po' particolare, tecnicamente non è acceso, però puntano molto, è facile trovare le squadre o meno. Lui non è uno che tenta molto gol. Non parla molto, io so che da quello che so io il gruppo l'hanno accettato splendidamente, è arrivato in punta di piedi, poi è diventato giocato subito, è arrivato, è stato buttato in campo. Ben ritrovati dal Pala Vallauri, secondo tempo della sfida fra Terraquiglia and Volcarpi e Cingoli. Il primo tempo, la prima frazione di gioco si è chiusa sul punteggio di vantaggio di 14-8 per la squadra di casa, un punteggio di sicurezza sugli altri campi nei gironi A e C. Fasano sta strapazzando la Valentino Ferrara Benevento con il punteggio di 24-15, in vantaggio anche Bolzano, che dunque ha praticamente probabilmente cancellato la delusione per la sconfitta di misura del Palazzizzi contro Fasano in una partita abbastanza particolare, e non mi soffermo a dire altro. Col numero 18 Mangoni subito in gol nella ripresa, 14-9, prova a ricucire Cingoli, che ha anche l'opportunità di giocare con l'uomo in più. Avevo detto che l'inizio di ripresa sarebbe stato sicuramente in difficoltà per i nostri ragazzi, che si trovano in inferiorità numerica per 120 secondi. Adesso vediamo se riusciamo a realizzare. Hai visto la partita di Supercoppa? No, purtroppo non l'ho visto. Molto diplomatico presidente Enrico Lucchi, molto bravo anche a sviare la mia domanda. Restiamo sul campo, 14-9 invece la partita in questo primo minuto della ripresa. Ha segnato soltanto Cingoli, perde il pallone Carpi con Venturi, che va a bloccare immediatamente la possibilità di seconda fase di Cingoli, che vuole sfruttare al massimo il vantaggio numerico. Russo a parla per... grandissimo pallone questo per Camperio, che va a segnare con Strappini sulla direttiva. Si diceva un tempo che nella pallamano la cosa importante era un buon portiere, un buon centrale, un buon pivot. Sì, la linea diretta, no, sì, sicuramente adesso i due minuti stanno terminando, Pivetta rientrerà, speriamo di... Comunque sì, la partita non è ancora terminata, il vantaggio dei ragazzi non è, è confortante, però non decisivo. Hai detto che volevamo coinvolgere anche una vecchia gloria, visto che insomma il risultato lo permette. Ha detto di no, il silenzio stampa, quindi resti solo tu. Ma c'è il gol di Bosniak intanto, che va a mettere la seconda rete, una seconda rete pesante perché riporta comunque il distacco sulle cinque reti. Cingoli aveva provato a venire in avanti, buona questa circolazione al pallone. Mengoni
alzato le braccia Jan Jurina, palla in verticale per Pivetta, spettacolo puro, spettacolo puro. Se si contassero anche gli assist nella pallamano, secondo me Jurina sarebbe fra i primi. Sì, sì, sicuramente. Abbiamo ripreso i 6 punti di vantaggio con il quale ci eravamo lasciati sul 14-18 alla fine del primo tempo, quindi direi che adesso al completo sicuramente faremo valere le nostre qualità. Non rientra in campo Matisiewicz, che evidentemente paga i tanti errori di inizio partita. Nuccelli invece fa girare il pallone per Camperio. Camperio cerca ancora Nuccelli, uno contro uno su Pivetta, difficilissimo andare via Pivetta. La finta da parte di Camperio che manda provvisoriamente fuori tempo la difesa di Carpi. Ma insomma, Monfredini rimane comunque dritto per dritto sulla propria posizione. La parata di Jurina, la doppia parata di Jurina, la seconda certamente la più difficile, sul volo di Strappini, contropiedi di Carpi con Bosniak. Giannetta non scala su Venturi e questo probabilmente è stato un peccato d'egoismo. Ci poteva essere la scalata rapida per Venturi, sarebbe stato un Venturi contro il portiere, era abbastanza facile andare a carpire quale poteva essere il finale. Pikalek per Bosniak, circolazione del pallone, vuole aprire o perlomeno cercare di aprire le maglie della difesa cingolana. Carpi probabilmente viene chiesto il passivo, mi sa. Ancora la palla per Venturi, tiro sul palo da parte di Venturi. Monfredini riconquista un gran pallone prezioso, poi il servizio per Pivetta, la palla che finisce sopra la traversa. Danti vuole far ripartire l'azione. Sono due i pericoli più gravi per Cingoli: Jurina, che è ormai uno spauracchio, ma anche Pivetta, che spesso e volentieri, anche solo con l'imposizione delle mani, quasi come un mago, va a spaventare Cingoli, che quasi mai si affida al lancio alla seconda fase rapida. Nuccelli, la palla per Camperio. È intervenuto in difesa Riccardo e quasi quasi intercettava il pallone. Camperio per Nuccelli, Nuccelli gli viene ostacolato nel tiro. Molto molto bene Carpi adesso, che sta riconquistando compattezza. Non si può nemmeno dire che sia stata una partita, un inizio sofferto, perché c'era l'uomo in meno, sì, sicuramente, però sicuramente far riprendere fiato e coraggio gli avversari è stato meglio così. Adesso speriamo di aumentare il vantaggio. Bosniak per Venturi, Venturi rifiuta di scalare su Giannetta, la palla per Bosniak, la parata di Danti, vediamo se c'è il rischio della seconda fase. No, Camperio viene fischiato, il 2 minuti a Jurina per il cambio, viene fischiato dunque questo 2 minuti a Jurina, che è costretto ad uscire, dovrà probabilmente entrare De Giovanni. Grandi proteste da parte della panchina di Carpi, anche Ilic, che di solito protesta quasi mai. Sasha Ilic va a muso duro contro l'arbitro. Sì, evidentemente è stata interpretata male la riga del cambio. Jurina diceva che era quella più verso l'interno. Comunque io purtroppo stavo guardando lo svolgimento dell'azione. Adesso rientra De Giovanni, esce Monfredini per lasciare posto ad Angelo Giannetta. Allora fuori Monfredini, ma anche mi pare anche Malagola, dentro Giannetta, soprattutto in campo De Giovanni. 2 minuti per Jurina, molto strano vedere comunque un 2 minuti al portiere, o sono proteste o sono questi tipi di... secondo me è stato cambio irregolare. Infatti Ian discuteva con gli arbitri sulla riga del cambio. Attenzione a Camperio per Nuccelli, scala Nuccelli, c'è lo sfondamento di Cingoli. Carpi che può ripartire gestendo questo pallone, facendo correre il cronometro, visto che saranno ancora 100 secondi di inferiorità numerica. Continua a protestare Sasha Ilic, che non ci sta a questa chiamata arbitrale, una chiamata abbastanza particolare visto che Jan solitamente è sempre molto attento alle linee. Rientra in campo anche Matisiewicz, che va a francobollarsi a Bosniak. Matisiewicz potrebbe rovinare la media di Bosnia. Sì, sicuramente siamo Bosniak, ma due reti sicuramente potrebbe abbassare il suo rendimento. Pivetta prova a mandare il pallone in direzione di Bosniak, c'è il 9 metri chiamato in favore di Carpi, 9 metri che verrà battuto da Bosniak, che cerca di smarcare Venturi. Ancora Bosniak, decide di giocare senza pivot Carpi, la palla per Venturi, grande la giocata di Bosniak che l'aveva liberato, la parata di Danti che sta entrando in partita, lancio in verticale, Giannetta arriva sul pallone ma non lo blocca. Non lo va a bloccare, concedendo una rimessa al Cingoli. Possesso che dunque permane alla squadra marchigiana. Grande giocata questa da parte di Camperio, che va a smarcare ancora una volta Strappini. Quarto gol per Diego Strappini. È un giocatore interessante questo pivot, presto. Questo giovane, sì, sì.
sicuramente l'allenatore Locelli e tutti i prodotti del proprio vivaio sta facendo un ottimo lavoro. Carpi con la palla in mano sul più 5, Pikalek prova ad andare via, si libera molto bene di Camperio, poi prova ad andare via anche Strappini, grandissimo gol aveva segnato Pikalek, ma in gioco fermo, aveva trovato la base del palo alla destra interna, pallone che aveva accarezzato il palo andandosi a depositare sulla parte interna della rete, prova ad andare via Giannetta e viene fischiato anche in questo caso passi probabilmente perché sfondamento. Sfondamento, secondo me. In campo Monfredini. Nucelli viene messo giù, due minuti per Giannetta. È stato ingenuo Giannetta perché Nucelli si è lasciato andare con anche un verso. Giannetta prende il due minuti, poteva starci anche solo a 9 metri. Qui. Sì, però è stata molto l'azione in velocità e la caduta soprattutto di Nucelli che ha indotto l'arbitro a dare i due minuti ad Angelo. Strappini pronto a riprendere le ostilità con Cingoli che vuole tornare a contatto sfruttando questa difficoltà di Carpi con le molte esclusioni. Adesso Carpi recupera un uomo ma deve rimanere in inferiorità numerica. Nucelli, la palla per Camperio, Camperio per Rodriguez, ancora Camperio prova a cercare ancora una volta Strappini, Rodriguez, palla sopra la spalla di De Giovanni, torna a meno 4, Cingoli e adesso imbastisce una difesa arcigna, Carpi sta cominciando a soffrire, fuori De Giovanni, dentro Ian Jurina, finito dunque qui l'esilio per il portiere, si aggrappa ancora una volta Jurina a Sasha Ilić. Sì, sicuramente adesso dobbiamo passare, superare questo momento difficile. Sicuramente come avevo detto il vantaggio era confortante ma non decisivo. Palla persa, è volata a terra Matisievic, probabilmente strattonato da Bosniak, non visto dagli arbitri che danno 9 metri a Carpi. Monfredini, la palla per Bosniak, Venturi, ottimo lo scalare della difesa dell'attacco di Carpi con Pivetta che manca l'aggancio sul passaggio non esattamente potentissimo di Pikalek. Meno 4 per Cingoli, palla in mano. Camperio allarga ancora per Nucelli, Nucelli prova ad entrare, la palla per Rodriguez che non può attaccare, molto ben difesa alla linea da Bosniak, Russo per Matisievic, Jurina torna in porta lui e la porta torna a essere chiusa. Sì, ormai non si trovano più gli aggettivi, Enrico, non si trovano più gli aggettivi. Anche perché Matisievic non aveva tirato male. No, non aveva tirato male, aveva già segnato due volte in quella posizione lì, quindi evidentemente l'ha studiato bene Jan. Pikalek a provare all'uno contro uno, viene bloccato da Rodriguez fallosamente, dice l'arbitro, allora 9 metri per Carpi, extra possesso, Bosniak, la finta di Bosniak, prova di vincolarsi, Venturi viene trascinato, anche questo potevano esserci gli estremi. Essere estremi per un due minuti, sì. Poteva perché è stato trattenuto in fase di lancio. Matisievic ha rischiato grosso, sarebbe stata la seconda esclusione per due minuti, lo avrebbe posto a rischio. Ricordiamo che nella palamano dopo tre esclusioni per due minuti arriva al rosso diretto, poteva essere un rischio questo per Cingoli con Matisievic che nonostante qualche errore in contropiede in fase d'attacco sta comunque rappresentando un elemento importante difensivamente parlando per la squadra di mister Nocelli. Bosniak allarga per Pivetta, perde un altro pallone Pivetta, rischia di perderlo anche Cingoli con Rodriguez, pallone riconquistato da Cingoli, si arrabbia Sasha Ilić, Russo prova ad andare via, viene fermato da Manfredini, grande giocata questa da parte del difensore Scuola Modena, un difensore che insomma ne parlavamo in fase di intervallo, giocatore cresciuto tantissimo, si è attestato come uno dei migliori pivot della Serie A2, ci ha visto lungo qui Carpi. Sì, ci ha visto lungo, adesso speriamo di superare questo momento difficile della partita, questa fase della partita, adesso ecco Pivetta ha cercato di intercettare, non ne hanno approfittato. Qui Pivetta aveva provato una delle giocate classiche, lasciare lo spazio e poi intervenire, ha rischiato Nucelli che poi non è riuscito a trovare lo spazio per la conclusione, Russo perde il pallone, un errore che stavolta arriva da Cingoli con contropiede di Pivetta, Danti non può far nulla, torna sul più 5 Carpi. Spezza un pochettino quella che era diventato un momento difficile, diventa top scorer Pivetta con 5 reti. La nostra fase difensiva con Pivetta che è sempre pronto a intercettare,
Adesso forse siamo ritornati un po', siamo un pochino più concentrati, non che non fossimo concentrati prima, però sicuramente le due inferiorità numeriche che abbiamo subito hanno inciso sul risultato. Beh, io ti dico che questo Strappini è veramente un bel giocatore, perché anche qui va a procurarsi un 7 metri fuori nella terra quiglia. Monfredini dentro Malagola. Dunque c'è spazio ancora per Malagola, che era stato top scorer del primo tempo. Nucelli va a segnare, non si fa ipnotizzare da Jan Jurina, che ne aveva già messo in difficoltà un paio con Matisiewicz e Rodriguez, che avevano sparato rispettivamente sul palo e sulla traversa. Sì, adesso sicuramente Cingoli è ancora vivo, sicuramente, come avevo detto nel primo tempo, venderà cara la pelle in questa seconda fase, lo dobbiamo essere molto attenti. Ecco, abbiamo qui Giannetta, viene abbracciato da Camperio, capitano dei Cingoli, che va a consegnare 9 metri ma va a stoppare l'incedere della terraquiglia. Bosniak per Pikalek, anche Pikalek, giocatore che può entrare in ritmo con le difese più allentate. La palla per Malagola, Malagola arriva su questo pallone complicato di Giannetta, poi Bosniak prova a cercare il palo più lontano, soluzione complicata con Cingoli che ha la palla del meno 3. La palla del meno 3, esatto, ma siamo al 12° e dobbiamo essere attenti in difesa e naturalmente non possiamo contare su un gran Jurina, però sicuramente, come avevo detto, il Cingoli è ancora sul terreno di gioco per vendere cara la pelle e giocarsi le sue carte fino alla fine. Rischia di perdere, perde il pallone Cingoli. Non una bella giocata questa da parte della squadra marchigiana, meglio per Carpi che può ripartire in contropiede con Giannetta, azione rapida, Bosniak, palla dentro per Malagola, brutta palla persa questa da Carpi, contropiede Camperio, se la gioca con Rodriguez, gli resta sotto il pallone, para Jurina, ma viene chiamato il 7 metri. Scelta abbastanza strana, questo è l'arbitro, perché il tiro era già stato scoccato, Jurina aveva parato, ci poteva stare, tu dici? Ci poteva stare, sicuramente è stato sbilanciato, della corsa. Sei molto di parte. No, giochi sull'imparzialità, Nucelli mette dentro, stesso angolo scelto in precedenza, terzo gol per Matteo Nucelli e meno 3 per Cingoli, che ora va a difendere sul 14-17. Solo 3 gol nella ripresa per Carpi, che sta pagando un passivo in questo momento di 5-3. Sì, bisogna stare calmi, sicuramente. Eccolo, Venturio la mette a posto, Venturi, dritto per dritto, Venturi sull'angolo più lontano, il gol è il quarto per Giulio Venturi, va in media, lui sì che ha la media dei 4 gol a partita. 18-14, 17 minuti da giocare in questa ripresa, con Cingoli che torna in attacco dopo aver sciupato con una brutta gestione la palla del meno 3. Ancora Mangoni. Mangoni prova ad avanzare, la palla per il terzino al Nalla, contropiede di Carpi con Nucelli che viene scartato da Pivetta. Pivetta ha fatto un'azione cestistica qui, è andato via con la palla sopra la testa. Sesta rete per Riccardo Pivetta, meno male che era infortunato, mezzo acciaccato, perché questo è un giocatore delle potenzialità incredibili. Strappini ancora va a mettere dentro il pallone, quinta rete per Diego Strappini. A me piace molto questo giocatore. Sì, si fa valere sulla linea dei 6 metri di movimento, è sicuramente una bella realtà, un bel giovane su cui lavorare. Carpi sembra un po', presidente, un po' sulle gambe in questa ripresa, probabilmente comincia anche a pagare un pochettino il carico atletico, ma soprattutto anche la panchina corta, l'impossibilità di fare rotazione, cosa che invece Nucelli in panchina a Cingoli ha fatto ampiamente. Sì, adesso tiro di Lucas sul palo, adesso dobbiamo tenere in questa difesa. Camperio, la palla per Analla. José Nicolás Analla ancora riceve da Camperio, Nucelli. Giocatori muscolosi, soprattutto potenti, la parte alta, ancora un fallo stavolta di Giannetta su Strappini, che è diventato certamente un fattore della partita. È uno dei giocatori sul quale Carpi sta facendo più fatica a difendere, ma la gola ha un po' ceduto nella gestione difensiva, mentre invece il ritardo spesso delle chiusure di Giannetta sta fortificando le convinzioni di Cingoli.
palla, la parata con la punta del piede di Jurina, che poi prova la palla per Pivetta. Splendida questa azione, la tiene probabilmente buona qui il portiere di Cingoli, ha cercato una soluzione complicata Pivetta. Nucelli, la palla sull'out per Mangoni, la palla in faccia a Jurina, e c'è il 2 minuti probabilmente per Mangoni, probabilmente ci sarà il 2 minuti perché gli ha tirato proprio in faccia, ha provato a mettergli il pallone vicino alla spalla, ci sarà probabilmente, no, non viene chiamato nulla, l'intenzione dell'arbitro probabilmente era quella di dare 2 minuti, forse ha subito fischiato per mettere i soccorsi a Ian. Vediamo, vedo che non hanno preso nessuna decisione, secondo me si continua così. La sensazione è che l'arbitro fosse andato a muso duro su Mangoni, a far cambiare idea sia stato probabilmente subito le scuse da parte dell'ala del Cingoli, che oggi ha pagato probabilmente una brutta partita da parte di Matisievic, giocatore generalmente su medie alte di realizzazione, oggi invece con varie difficoltà. Sanguina anche il naso, probabilmente c'è un principio di sanguinamento al naso di Jurina, se non ho visto male. Si riprende il portiere di Carpi, per nulla stordito dalla pallonata in pieno volto. È questo il top player di Carpi, che va a riprendersi la titolarità della porta. 19 per chi difende la terra con gli handball Carpi, 15 per chi attacca Cingoli. Ancora Nucelli, Camperio, Analla. Circolazione del pallone ben lontano dalla porta di Jurina. Ancora Mangoni. Mangoni per Nucelli. C'è Strappini che prova a trovare spazio, eccolo che riceve, molto bravo Picale qui a difendere, a non farlo girare in coabitazione con Venturi. Probabilmente l'ha capita Carpi, che va messo anche Venturi a protezione su Strappini, che ha fatto molto male fino a questo momento. Analla riesce a divincolarsi dalla morsa di Malagola, c'è il passivo per Cingoli che deve andare alla conclusione. Buona questa difesa di Carpi, la palla resta lì, Mangoni prova una conclusione, la palla non inquadra lo specchio della porta. Carpi in difesa ha retto molto bene in questo possesso. Sì, ha retto molto bene, sicuramente il passivo con le nuove regole dei passaggi, e quindi loro hanno dovuto tirare velocemente, però è stato un tiro a sorpresa che poteva sorprendere Jan. Bosniak per Venturi, 2 minuti, la palla per Giannetta. Malagola, Pikalek per Bosniak, Bosniak la palla sul lato a Pivetta, che prova dall'altra parte a Giannetta. Non c'è stato tocco, anzi sì, c'è stato tocco, ha visto il tocco di Analla e ha lasciato scorrere il pallone Giannetta, contentandosi, si fa per dire, della rimessa. Passivo per Carpi, che deve andare al tiro. Venturi manca la porta, avrebbe sfondato la rete probabilmente con questo tiro. Prova il contropiede invece Cingoli con Rodriguez, questo è un gran gol da parte di Rodriguez, ha messo il pallone vicinissima un'altra volta al volto di Jurina. Torna almeno 3 Cingoli, una squadra che comunque, come dicevi bene tu, è vorace, mordace, non molla la partita. Sì, sì, no, sono giovani, sono veloci, adesso noi dobbiamo un po' trovare un po' la vena realizzativa anche di Tom, di Giulio, perché Pivetta ha realizzato le ultime reti, ma manca l'apporto di Lucas e di Tom. Pikalek, la palla per Giannetta, va a spiazzare Danti con un ottimo colpo sul primo palo ad incrociare. Terzo gol di Giannetta in questa partita, torna più 4 Carpi. Si è cristallizzato su questa distanza il divario fra le due squadre. Sì, si è cristallizzato su questo divario, però 4 gol. Adesso speriamo di non subire questo attacco. Dobbiamo ritrovare un po' più di fiducia in noi stessi. Vediamo. Prova Camperio, Mangoni tiene il pallone, prova a liberarsi per il tiro. Un tiraccio questo verso la porta di Jurina. Con il mancino, la palla finisce fuori, resta il possesso di palla, mette il doppio pivot anche Nocelli, in campo un altro giovanissimo, Gambini, viene messo giù, 9 metri, fischiata Cingoli, ha rischiato anche il rigore Carpi con Camperio. Camperio, la palla per Nucelli, Nucelli palla dentro per il giovanissimo Gambino, parata di Jurina, ma si è aperta troppo la difesa di Carpi, è riuscita a passare in un minuscolo pertugio lasciato aperto fra Venturi e Malagola. Il risultato è un rigore con Nucelli che torna nuovamente sul dischetto, 2 su 2, para Jurina, piede destro, tirategli pure addosso, Jan le prende tutte, va a rovinare la media Nucelli, 2 su 3,
più 4 Carpi, palla in mano. Questo probabilmente è uno dei possessi più importanti. È uno dei possessi più importanti della partita, sicuramente. Realizzare e portarci a più 5 quando manca circa 11 minuti alla fine è molto importante. Sarebbe molto importante. Rientra anche Monfredini, altro giocatore che ha dato una porta importante, gioca senza portiere. Ilic capisce l'importanza del possesso. Venturi, uno contro uno, Venturi para Danti, Monfredini resta lì, il pallone si fa ipnotizzare, aveva la porta della, lo specchio della porta spalancato. Pivetta va in avanscoperta, scoperta, lasciata la difesa parzialmente sguarnita, bravo Pikalek che capisce le velleità, le intenzioni di Nucelli e occlude lo spazio a Mangoni toccando questo pallone. Sceglie di rinunciare a Luka Matisiewicz. Nucelli, ancora Nucelli, grande Pivetta, va a recuperare questo gran pallone, 9 metri, contropiede per Carpi. Bosniak, c'è Malagola, Bosniak va tutto da solo, para Danti, ma c'è il rigore per Carpi. Qui probabilmente Bosniak poteva servire. Poteva servire, e forse c'erano anche 2 minuti, perché nella fase di tiro è stato trattenuto per la maglia molto vistosamente. Comunque adesso abbiamo recuperato un grandissimo pallone in difesa grazie a un Pivetta straordinario, di partita di sacrificio e di concretezza da parte di Pivetta. È un gran bell'acquistino questo da parte del DS Cerchiari. Qui Bosniak va a mettere il terzo gol della sua partita, ha fame Tommy Bosniak, che si vede ridurre la propria media, va a migliorare anche la media dai 7 metri, era 0 su 1, finisce a 1 su 2. Camperio torna a meno 5 Cingoli. Carpi che rimette il naso avanti a un 10 giri di lancette. Rodriguez, grandissima rete questa da parte del terzino di Cingoli, quarta realizzazione, torna a meno 4 Cingoli, ma al possesso da difendere su una Terraquiglia che invece può giocare ancora una volta con l'uomo più in attacco. Sceglie, rischiando qualcosina Ilic, di voler mantenere le 5 lunghezze di divario. Sì, vuole mantenere questo gioco qui, come dire, può essere favorevole per l'attacco. Sicuramente l'assenza del portiere potrebbe, in fase di perdita del pallone, parata di Danti su Giannetta, Camperio rischia di perdere il pallone, c'è il 9 metri a salvarlo, anzi c'è l'infrazione. Nucelli può ripartire con gran velocità. Rodriguez per Camperio, vuole giocare di gran rapidità sul vicino all'arco Cingoli, con Strappini che cerca di divincolarsi dalla morsa di Giannetta. Bello il pallone di Rodriguez, un pallone difficilissimo questo gestito da Cingoli. Mangoni, tiro abbastanza pretenzioso con uno specchio della porta ridottissimo. Camperio lo va a catechizzare. Nocelli ha fatto capire che non era propriamente d'accordo con la scelta di Mangoni. Sicuramente adesso Sasa Ilic è chiamato un time out, sicuramente per mettere ordine un po' di idee nei giocatori su quello che bisogna fare per portare a casa questa partita molto importante. Un po' di frenesia in Cingoli, che comunque dimostra di essere una squadra che probabilmente fa capire che la classifica è bugiarda. Cingoli è una squadra comunque con dei valori importanti, con una regolarità anche di prestazione notevole, è una squadra che sta pagando molto. Sicuramente l'ottima capacità di Cologne di essere cinica nelle partite a scontro diretto, e soprattutto sta concretizzando un inizio di stagione drammatico di Ancona, che probabilmente è un bivio. Ancona è alla fine di un ciclo con tanti giocatori che se ne sono andati. Un Campana probabilmente che paga in questa stagione come non mai gli acciacchi, una squadra che è priva di qualità, una squadra che dovrà lottare per la salvezza, probabilmente con un'Antola che rischia di battere un record, perché se si salva anche quest'anno potrebbe salvarsi senza vincere mai una partita in regular season. Sì, effettivamente, purtroppo Ancona è in caduta libera, dopo un inizio che effettivamente con 2 vittorie era promettente, poi evidentemente sono cambiate le cose all'interno, qualche infortunio. Non Antola, va tutto il mio appoggio, però effettivamente anche nelle partite i distacchi, anche in casa con le squadre come Cingoli, come Cologne, come non ha retto. Quindi, però c'è la seconda fase e con il punteggio ridotto a 3-4, 1-2-3-4 può raggiungere anche quest'anno la salvezza. Stiamo in partita, 8 giri di lancette poco più al termine della gara, più 4 Carpi, palla in mano, una partita sostanzialmente possiamo dire gestita, sì, adesso però un po' più difficile in questo secondo tempo. Adesso vediamo l'azione, cerca di smarcarsi Bosniak, riceve il pallone dopo il fischio degli arbitri, passivo per Carpi che deve andare alla conclusione. Bosniak, Danti para senza neanche accorgersene, clamoroso, c'è l'invasione da parte
di Nucelli, la palla che resta a Carpi, è rimasto a terra anche Bosniak, colpito al volto. La squadra che ama mettere le mani addosso, Cinque. Sì, sì, però penso che sia stato uno scontro più che fortuito. Però effettivamente noi no, le mettiamo anche noi, però evidentemente vediamo se si riprende subito Tom, perché sarebbe molto importante averlo in questa fase finale della partita. Sarebbe importante averlo, ma soprattutto fischio che fa arrabbiare ancora Nocelli, che non vuole protestare per incappare in un altro due minuti, ma è comunque un giocatore, è un allenatore questo sanguigno, che probabilmente non ha accettato il verdetto degli arbitri, che hanno fischiato invasione a Matteo Nucelli. Extra possesso per Carpi, siamo entrati nel 23° minuto della ripresa, 17 per chi difende Cingoli, 21 per chi attacca Carpi, la palla dalla parte di Giannetta, Giannetta non può attaccare, retrocede il pallone a Pikalek, che ha avuto una bella idea, ma il pallone non arriva a Malagola, il contropiede di Cingoli con Rodriguez che è andata a tirare ancora una volta vicinissima a Jurina, quinto gol per Rodriguez. Carpi ha concesso troppi contropiedi in questa ripresa. Sì, esatto, sono molto veloci, abbiamo perso un po' di lucidità in attacco e il contropiede del Cingoli comincia a farci male, ma sono ultimi sette minuti che dobbiamo resistere per portare a casa tre punti fondamentali a questo punto. Entrati in campo anche Giacomo Barigelli nel Cingoli, Bosniak, Paradanti, c'è il 9 metri per Carpi. Adesso forse sono saltate anche un po' di tranquillità e di automatismi, perché Giannette e Bosniak battibeccano sull'ultimo possesso. Bosniak ancora prova a cercare spazio, Venturi, la palla dentro per Malagola, questo è un gol importantissimo per Malagola, che va a rimettere 4 lunghezze di distanza, quinto gol per Francesco Malagola, record probabilmente in carriera, in Serie A. Nucelli va a mettere dentro un gran gol, palla sotto le gambe, adesso ha velocizzato notevolmente i giri del motore Cingoli, 19 per chi difende Cingoli, 22 per chi attacca, altro possesso fondamentale. Ormai a questo punto della partita ogni possesso diventa fondamentale, noi dobbiamo cercare di mantenere questi 4 gol di vantaggio. Cerca di forzare l'entrata Giannetta, prende 9 metri. 9 metri con Malagola, che ha segnato un gol pesantissimo nell'azione precedente ad attacco di Carpi. 6 minuti al termine della partita, il cronometro è amico della Terraquiglia Carpi con 4 possessi di vantaggio. Bosniak, palla per Venturi, gol pesantissimo questo, riporta sul più 4 la propria squadra Venturi col quinto gol personale. Prova Nucelli ad accelerare, Mangoni prova ad entrare dentro all'area praticamente col pallone ai polpastrelli. Più 4 da difendere per Carpi, Cingoli in attacco, ancora Camperio, la palla per Rodriguez, palla bruttissima questa, a una mezza via fra il pivot di giornata che è Strappini e il neo entrato Barigelli. Qui Giannetta va a scaricare su Malagola, che cade a terra, 9 metri per Carpi. 5 minuti al termine di una partita che Carpi ha ripreso in mano. Sì, adesso bisogna mettere a segno questa azione d'attacco per riportare a 5 il distacco dal Cingoli. Vediamo Pikalek. E Picale guadagna un altro 9 metri che fa scorrere il cronometro velocemente. Carpi è vicina alla chiamata di passivo, Bosniak cerca spazio per andare al tiro, eccolo Tomislav Bosniak ipnotizzato da Danti, che gli prende il pallone col piede, poi c'è la ripartenza rapidissima di Cingoli con Carpi che si è addormentato Malagola. Barigelli va a mettere dentro il primo gol della sua partita, non si è voltato Malagola nemmeno con le urla di Sasha Ilic in difesa, comunque ne sono la testimonianza. Anzi, 13 gol subiti nella ripresa, qualcosa è saltato. Sì, nella ripresa allora abbiamo subito il loro contropiede, conseguente ai nostri errori in attacco. Comunque adesso dobbiamo mantenere la calma, 3 gol sono sempre 3 gol di vantaggio, bisogna non farli avvicinare ulteriormente. Sì, anche perché comunque il parziale recita finora un 13-9 che vede Cingoli comunque in vantaggio nella ripresa. 3 gol di vantaggio che potrebbero essere fondamentali, proprio perché se accumulati a una potenziale vittoria in quel di Tavarnelle, significherebbero, come dicevi tu presidente nel primo tempo, andare al riposo natalizio con un 2 punti di vantaggio, si spera qualcosa in più, ma verosimilmente 2 punti di vantaggio su Romagna. Bosnia prova di vincolarsi, ancora una chiamata in 9 metri ma con il passivo, 4 giri di lancetta al termine, 3 gol di vantaggio
più questo possesso da terminare. Bosniak, Murato, in questo caso da Strappini. Strappini che si candida tranquillamente ad essere migliore in campo. Pikalek per Bosniak, gol pesantissimo di Tomislav, quarta rete in questa partita, ha ceduto proprio nel momento in cui stava probabilmente per arrivare il fischio del passivo Cingoli, che adesso sarà costretto a velocizzare ulteriormente una partita che comunque sembra per il momento essere saldamente in mano a Carpi, che non senza qualche passaggio a vuoto sta conducendo in porto tre punti fondamentali. Ancora Cingoli, Nucelli rischia di perdere il pallone, Rodriguez, Barigelli, palla che finisce sul palo, non c'è la chiamata arbitrale, può ripartire Carpi, ha la palla della vittoria Carpi probabilmente, tre minuti al termine. Bosniak scarica su Pikalek, va a parare Danti, questa sarebbe stata una segnatura fondamentale. Camperio prova a velocizzare, Barigelli perde il pallone, molto bravo Malagola che stavolta si gira al momento giusto e riconquista questo pallone. Adesso segnare vorrebbe dire chiuderla qua. Chiudere la partita, 2 minuti e 50 dal termine, sicuramente più 5, la partita può dirsi chiusa. Può dirsi chiusa, ma Cingoli è comunque una squadra che ha dimostrato di essere sicuramente arcigna, sempre comunque. Bosnia qui va a lottare, riconquista il pallone Cingoli, è una guerra quella che va a vincere Cingoli riconquistando il pallone, non c'è comunque chiamata arbitrale, non c'è fischio, ma a 2 minuti e mezzo dal termine della partita Cingoli ha nuovamente la palla del meno 3, una partita che comunque diventerà inevitabilmente spinosa qualora la squadra di mister Nucelli dovesse riuscire a trovare nuovamente il meno 3. 24 per chi difende, 20 per chi attacca. Nucelli prova ad andarsene, la palla dentro, Camperio scalata su Rodriguez, la palla per Barigelli, attaccata molto bene questa palla da Cingoli. 2 e 10 al termine, meno 3 per Cingoli, con Carpi che adesso va alla ricerca del nuovo più 4, che adesso significherebbe vincerla davvero. Chiaro che questo è un possesso fondamentale con gli arbitri che saranno molto attenti al cronometro. Sì, esatto, e poi l'abbiamo detto spesso che potrebbe essere Giannetta prova ad attaccare, subito passivo per Carpi che ha perso probabilmente qualche secondo inducendo gli arbitri ad alzare il braccio. Bosniak, gran giocata risolutiva da parte di Tomislav, che non arriverà a 8 ma a 5 intanto c'è già arrivato. 2 minuti intanto per Bosniak, che non ha probabilmente inteso, anzi sì, ha inteso Bosniak, esce dal campo. 1 minuto e 40 al termine della gara, difficile che comunque Cingoli abbia le armi per riaprirla a 90 secondi al termine. Sicuramente no, però insomma è ancora da stringere i denti. Per fortuna che Bosniak si è sbloccato poi questa fase finale della partita, visto che Lucas e Piccale e Giulio non trovavano la via della rete, ci ha pensato Tom con le ultime due reti. Ancora Cingoli in attacco, Camperio prova ad attaccare, Venturi la palla dentro per un'enorme giocata di Strappini che va a mettere dentro il sesto gol personale. 90 secondi al termine, meno 3, partita che comunque resta piacevole anche in questo finale, con Carpi che è chiamata a trovare nuovamente se non altro la modalità di perdere secondi importanti. Venturi, alta la difesa di Cingoli, Strappini va a bloccare Venturi, 1 minuto al termine, Malagola scarica su Venturi, la palla per Pivetta cerca di aprire dalla parte di Pikalek non attacca, 50 secondi al termine, probabilmente arriverà la chiamata di passivo. Ancora Pivetta cerca di andare al tiro, scarica su Pikalek, perde tempo Pikalek, eccolo il braccio, si arriva la chiamata di passivo, Pivetta viene messo giù, insomma due mani in faccia. Qui Strappini probabilmente poteva anche essere passibile di 2 minuti. 30 secondi al termine e Giannetta chiude la gara, Angelo Giannetta, quarta rete personale, il contropiede di Cingoli con Mangoni che stavolta va a segnare. Mangoni è il primo, mi pare, gol, no, il secondo, Filippo Mangoni. 23-26, si concluderà su un più 3 che è comunque onorevole per Cingoli. Sì, sicuramente, dopo il parziale del primo tempo 14-8 l'avevo detto che avrebbero venduto cara la pelle nel secondo tempo, infatti hanno cercato di giocare in velocità in contropiede. 6 secondi al termine con Rodriguez che può attaccare la palla del meno 2, para anche questa Jurina, titoli di coda, Rodriguez aveva la palla del meno 2,
che sarebbe comunque contata poco, ma Jurina ha deciso che tre reti erano la giusta distanza per questa partita. Grazie Enrico Lucchi per avermi coadiuvato nella telecronaca di questa sera. Enrico Bonzanini vi dà appuntamento a dopo le festività natalizie per un nuovo turno interno alla Terraquiglia, se non altro questa giornata, se la concluderà in vetta ancora la classifica del girone B di Serie A. È tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di TRC Sport. Passivo!